Il monastero di Santa Caterina si trova nella penisola del Sinai, alle pendici della montagna legata alla memoria della consegna delle sacre tavole della legge a Mosè. Lo straordinario edificio fu eretto per volere dell'imperatore Giustiniano alla metà del VI secolo sul sito venerato come il luogo dove Mosè parlò con Dio nel roveto ardente e dove una piccola chiesa era stata costruita nel IV secolo per volere di Sant'Elena. Dall'epoca della sua fondazione ad oggi il monastero è miracolosamente sopravvissuto alle distruzioni ed ha accolto nell'arco dei suoi 14 secoli di vita pellegrini e fedeli provenienti da tutto il mondo. Le origini e lo sviluppo del monastero possono essere raccontate attraverso le parole dei viaggiatori che dal tempo di Costantino si recavano in Terra Santa. Egeria, una nobildonna spagnola, intraprese nel 383 d.C. il pellegrinaggio in questi luoghi. C'è in quel luogo una chiesa con un prete. Vi abbiamo dunque trascorso la notte. Poi di buon mattino, la domenica, insieme con i preti e i monaci della zona abbiamo incominciato l'ascensione delle montagne. Alla quarta ora siamo giunti al sommo della santa montagna di Dio, il Sinai, dove fu data la legge. La vita monastica nel Sinai è continuata ininterrotta nei secoli. Grazie alla presenza dei monaci, l'antica struttura e uno straordinario numero di documenti storici e artistici sono giunti fino a noi. All'interno delle mura fortificate che circondano il monastero si trova la basilica costruita dall'architetto Stefano di Aila, l'odierna Akaba, intorno al 550 d.C. È il luogo dove si concentra la vita spirituale della comunità cristiana di rito greco-ortodosso e di migliaia di pellegrini. Di fronte svetta il minareto della piccola moschea, a poca distanza dal campanile, testimonianze di una convivenza pacifica tra religioni e popoli. La chiesa conserva molte delle decorazioni originali. Tra queste, nell'abside e nell'arco trionfale sopra l'altare maggiore, si può ammirare una delle opere più importanti dell'arte bizantina delle origini, il mosaico della trasfigurazione. È un'opera di straordinaria complessità per il messaggio teologico che trasmette, per le scene descritte, per la realizzazione tecnica e stilistica che la caratterizzano. Cristo è racchiuso in una mandorla realizzata con fasce di diversi toni di azzurro e blu. Il volto è circondato da un clipeo dorato con la croce e guarda verso i fedeli al centro della chiesa. Dal Cristo si irradia la luce divina, raffigurata con otto raggi di tessere d'oro e d'argento che colpiscono i profeti, Elia e Mosè, e gli apostoli, Giovanni, Giacomo e Pietro. La scena è circondata da medaglioni che raffigurano i busti dei profeti, sormontati da un'iscrizione dedicatoria e nel sottarco dai busti degli apostoli. Nel corso della storia il mosaico ha subito terremoti, alluvioni, tempeste di vento. È stato il punto focale di una liturgia che si compie immutata nei secoli alla luce di lampade ad olio, candele e fumi d'incenso. Ha visto il passaggio in preghiera di milioni di fedeli e visitatori. Un velo di nero fumo e polvere ha oscurato la policromia originale delle superfici, rendendo difficile la lettura dei particolari iconografici e stilistici. Terremoti e infiltrazioni d'acqua hanno distaccato il 60% del mosaico dalla struttura muraria, come evidenziato in rosso in questa immagine. Le malte che lo sostengono si sono fratturate e discostate dal muro della chiesa, con grave rischio di crollo. Vicino al volto del Cristo, il mosaico era pericolosamente pronto a crollare. 20.000 tessere dell'intera superficie del mosaico sono cadute nel corso dei secoli, formando centinaia di lacune. Due piccole iscrizioni nella chiesa narrano che nel 1847 un monaco russo di nome Samuele restaurò il mosaico della trasfigurazione. Osservando da vicino le superfici è stato possibile riconoscere il suo intervento. Staffe metalliche e chiodi inseriti all'interno della muratura hanno sostenuto intere porzioni di mosaico che già all'epoca stavano per cadere. Centinaia di piccole e grandi stuccature, dipinte dal monaco a finto mosaico, qui rappresentate in verde, hanno riprodotto le tessere cadute, hanno fissato quelle pericolanti, impedendogli di cadere, ed hanno restituito unità estetica alla composizione. Si deve a Samuele e a un intervento di pronto soccorso del 1959 eseguito dalle università del Michigan e di Princeton se il mosaico è giunto fino a noi. Nell'anno 2000 la comunità monastica di Santa Caterina ha dato inizio a un programma di conservazione. Ne ha affidato la realizzazione al CCA, Centro di Conservazione Archeologica di Roma, diretto da Roberto Nardi. L'intervento, dopo una fase progettuale, è iniziato nel 2005 e si è concluso nel 2010. Le principali operazioni eseguite sono state la documentazione del mosaico, il consolidamento in situ del tessellato e degli strati preparatori, la pulitura delle superfici e il trattamento delle lacune. Un ponteggio innalzato sopra l'altare ha permesso ai conservatori del CCA di operare in piena sicurezza. Il fronte del ponteggio rivolto verso l'interno della chiesa

Tutte le informazioni relative all'intervento di conservazione sono state registrate su computer direttamente sul ponteggio, al momento stesso dei lavori. Utilizzando basi fotografiche ad alta risoluzione, tutti i dati raccolti sono stati riportati in scala 1 a 1 alla definizione di ogni singola tessera. Grazie alle tavole grafiche tematiche digitali, Oggi possiamo sfogliare una stratigrafia che ripercorre tutte le fasi dello studio del mosaico e dell'intervento di conservazione. La documentazione comprende filmati, fotografie, tavole grafiche. La memoria dell'attuale intervento di conservazione è oggi custodita nella biblioteca del monastero e narra un'altra pagina della storia secolare di questo luogo. Lo studio della tecnica e l'analisi scientifica dei materiali originali hanno fornito elementi di conoscenza del mosaico finora ignoti. La lettura delle giornate di lavoro ha permesso la ricostruzione del procedimento adottato in antico per eseguire la composizione. Sulla muratura in granito veniva stesa una malta di calce per una superficie utile al lavoro di un giorno, da cui il termine giornata. La malta, rinforzata con fibre vegetali, era dipinta ad affresco con colori naturali. Questi colori, oltre ad essere una preziosa guida per i mosaicisti nell'applicazione delle tessere, svolgono un ruolo importante nella resa estetica finale, in quanto traspaiono dagli interstizi e modificano, accentuandoli, i toni delle tessere utilizzate. Una ricca gamma cromatica con circa 35 toni di colore compone la tavolozza delle tessere del mosaico, in pasta vitrea, vetro, a lamina metallica d'oro e argento, in pietra e marmo. Nell'arco, le tessere d'oro e d'argento sono applicate con un'inclinazione di 45 gradi rispetto al piano verticale dell'intonaco. Con questo espediente, la luce naturale proveniente dalle finestre e la luce artificiale di lampade e candele è catturata e riflessa in bagliori sempre diversi rivolti verso lo sguardo dei fedeli. Prima di procedere con i trattamenti di restauro è stata costruita una struttura metallica temporanea ancorata alle pareti della chiesa che ha consentito di sostenere le parti pericolanti del mosaico durante tutto l'intervento. Il lavoro è iniziato con la spolveratura delle tessere eseguita per consentire un più accurato studio delle condizioni del mosaico. Nel corso di questa operazione sono state individuate centinaia di tessere instabili pronte a cadere. Un lungo lavoro di infiltrazione localizzata con una malta liquida a base di calce ha permesso di fissarle nella loro sede originale. Le zone distaccate dalla muratura sono state accuratamente preparate per i consolidamenti. Praticando dei piccoli fori nelle zone di lacuna si è avuto accesso alle aree vuote. I detriti di malta originale polverizzata sono stati aspirati con cannule dentistiche e gli strati interni del mosaico sono stati lavati con acqua distillata. Partendo dal basso, utilizzando più punti di infiltrazione in una stessa area, il consolidante, una miscela di malta a base di calce idraulica, è stato iniettato a siringa fino ad ottenere il riempimento del distacco. Con il procedere del consolidamento, le aree trattate sono state sostenute con i puntelli. tutta la zona intorno al volto del Cristo destava molta preoccupazione. Una vistosa deformazione della superficie del mosaico lasciava credere che il distacco dalla muratura fosse giunto al punto critico di non ritorno e l'intera area fosse prossima al crollo. Completato il consolidamento intorno all'area del volto del Cristo, i conservatori hanno potuto studiare la causa del distacco perché ritenevano che l'origine di questo danno fosse una frattura o un dissesto della struttura di granito, potenzialmente in grado di riproporre il problema in futuro. Sulla superficie sono state incollate delle garze di cotone, allo scopo di fissare le tessere tra loro e ancorarle alle parti solide del mosaico. Una sezione di 20 cm di lato è stata aperta sul fondo a tessere d'oro, come una pagina di un libro. Lo strato di allettamento delle tessere, dipinto di rosso, è apparso completamente fratturato e instabile. Viene anch'esso velato con le garze e rimosso per poter verificare lo stato della muratura sottostante. In corrispondenza dell'apertura, la giunzione tra i blocchi di granito appare integra, ma il distacco della malta dalla struttura portante è molto accentuato e ha permesso di inserire una micro telecamera per indagare ulteriormente lo stato della struttura. L'ispezione rivela che la muratura è solida e non presenta dissesti e che la causa del distacco è più semplicemente legata all'acqua di infiltrazione proveniente dalle finestre in cima all'arco. Si è potuto così procedere con il consolidamento del grande distacco vicino al volto del Cristo, restituendo solidità a tutta la zona. La sezione del mosaico aperta in precedenza è stata ricollocata nella sua posizione originale. Ribaltando le tessere su un nuovo letto di posa, realizzato con malta di calce, polveri calcaree e fibre vegetali, dipinta ad affresco con ocra rossa, così come era in origine. Nel corso dei secoli, polvere e nerofumo si sono depositati sulle superfici del mosaico, oscurando le tessere con un velo grigio scuro. Per rimuovere queste sostanze sono stati utilizzati dei solventi molto leggeri, applicati con polpa di carta. Questi hanno consentito un'asportazione graduale, lasciando intatti i materiali originali e la patina che su di essi si è formata per naturale invecchiamento. σα μέν, βατονα καταφλέκτωνε σινα ληχνία και <Διξομαι> σταμνον ράβδωντε και <Διξομαι> τραλπεζα μυστικήν προϋπογραφίσαν και σκινί Nel corso della pulitura le stuccature di restauro sono state rimosse. Molte tessere coperte dalle stuccature sono tornate visibili. Nel corso della pulitura le perni e le staffe applicate dal monaco Samuele sono stati asportati. Il ferro di cui sono fatti è soggetto ad ossidazione e potrebbe in futuro causare danni al mosaico. Con un lungo e delicato lavoro meccanico, aiutati da scalpellini, i perni sono isolati dalla struttura muraria, estratti e catalogati. Resteranno a memoria del passato restauro in custodia presso i monaci. Una sola staffa è stata mantenuta in situ per lasciare sul mosaico la testimonianza di un intervento di conservazione ormai storicizzato. Il 4% delle tessere originali è andato perduto nel corso dei secoli, formando centinaia di piccole e grandi lacune nel tessuto musivo. Per migliorare la leggibilità delle decorazioni, restituire compattezza alle superfici e ristabilirne l'originale risposta alla luce, l'integrazione è stata compiuta utilizzando tessere nuove, realizzate con gli stessi materiali dell'originale. Pasta vitrea, vetro, tessere d'oro ed d'argento prodotte con sistemi e materiali tradizionali a Venezia, pietre e marmi. Su un impasto di malta di calce che riproduce l'antica preparazione, i conservatori hanno applicato una base colorata con acquarelli ed hanno inserito le nuove tessere, dai colori simili a quelle limitrofe ancora in situ. Tessera dopo tessera, tagliando forma e misura al momento dell'operazione e spingendole una ad una dentro la malta fresca, il mosaico è stato ricucito, seguendo il disegno e la trama originale. Ogni singola integrazione è stata documentata in scala 1 a 1 e sarà distinguibile dall'opera realizzata in origine. Il mosaico della trasfigurazione può essere oggi pienamente apprezzato in tutti i suoi aspetti, da quello iconografico, strettamente connesso al messaggio religioso, a quello puramente stilistico. Parti della decorazione, prima difficilmente riconoscibili, sono tornate alla luce. Il mosaico ha ritrovato l'originale brillantezza, la ricchezza dei colori gli straordinari effetti luministici. Questo lungo intervento di restauro è stata occasione per coinvolgere il pubblico e renderlo partecipe degli sforzi compiuti dalla comunità monastica di Santa Caterina per preservare una delle più antiche testimonianze della prima arte bizantina. Attraverso l'installazione di telecamere sul cantiere collegate a monitor accessibili al pubblico, l'andamento dei lavori è stato seguito in diretta da migliaia di visitatori. Un libretto informativo stampato in 40.000 copie in otto lingue è stato donato al monastero al fine di descrivere al lettore l'intervento in corso e creare attraverso la vendita un piccolo fondo per la manutenzione del mosaico nel futuro. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva, questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Il lungo e complesso programma di conservazione è terminato. Grazie alla custodia secolare dei monaci, alla perfetta tecnica esecutiva originale, al contributo dell'Emiro di un paese islamico che ha finanziato l'intervento, a cinque anni di pazienti sforzi da parte dei conservatori, il mosaico della trasfigurazione è tornato a splendere nel suo messaggio di fede e di preghiera. E con esso continua a vivere lo spirito di tolleranza che da 14 secoli accompagna la comunità monastica di Santa Caterina nel Sinai.